Ciao amici, e oggi facciamo un budino che è un dessert, un budino che è una merenda, un budino che è un budino! Dunque facciamo un budino, oggi lo faccio al cioccolato, un'altra volta ve ne farò vedere un altro, ma ragioniamo di adesso. Budino al cioccolato, ho messo il burro e lo vado a sciogliere, non friggere, quindi fiamma non troppo alta. Lo tengo mescolato perché così scioglie subito. Ho voluto farvelo vedere. Vedi, non devi cuocerlo, appena devi solo scioglierlo. Quando è sciolto lo finiamo di girare qua, così c'è il marmo sotto, intanto abbasso anche la temperatura. Ecco, a questo aggiungo lo zucchero. Giro, un attimo solo, tanto si fa in un attimo. Il mio amido che ho preparato, tu sappi che una volta si comprava ed era pronto, si chiamava amido per dolci ed è un mischione fra fecola, maizena, amido di riso, cioè farina di riso. Io, siccome adesso non si trova più, me lo tengo preparato e poi quando mi serve lo adopero, va bene? Quindi io lo chiamo amido per dolci. Ed è, vuoi che ti dia la dose? Te la do subito. Fai conto, 20 grammi di fecola, 20 grammi di farina di riso e 10 grammi di maizena. Che poi se non li hai tutti e tre non è importante. Io non li uso puro nessuno perché la fecola fa vetroso, la maizena è un po' più leggera, il riso fa gomma, insomma tutti insieme fanno la loro parte. Uno solo non mi piace, va bene? Mi piace la comunità. Aggiungo il cacao amaro, perché tanto lo zucchero l'ho già messo. Così. Interessante. Sappiamo che alle 3 facciamo una consegna di tortellini, diciamolo pure, che noi non ci nascondiamo dietro a niente, va bene? Allora, adesso stempero e aggiungo il latte. Faccio un poco alla volta, ma vabbè, giusto per non schizzare ovunque, tanto dopo vado sul fornello e cuocio tutto. Là. Aromi, dici, c'è il cacao, è lo stesso, io un goccino di scorza di mandarino o di arancia nel cioccolato o nel cacao la metto, perché mi piace, se poi non ti piace non ce lo metti. Poi cosa faccio? Io secco l'uva, questa è l'uva di mio fratello, me l'ha data al suo tempo, faccio l'uva secca e ci metto anche una manciata di uva secca, non ammollata niente perché tanto si ammolla adesso. Questo sai perché? Mia madre comprava un budino, una porcheria, cioè non si dice porcheria, però era quello, va bene, di quelli già fatti, le polverine che doveva temperare solo con latte. Dentro c'era l'uvetta, mi è rimasta quella voglia lì, se faccio il budino di cioccolato e non ci sono le uvette, mi sembra che non sia corretto, va bene. Poi tu le metti se ti pare, se non ti pare non le metti, così siamo già spicci. Adesso porto a bollore. Tu lo vedi, prima fa un po' la schiumina. Subito dopo la schiumina comincia ad infittire. Lo vedi, lo lasci cuocere un paio di minuti, non di più, tanto è già tutto cotto. L'amido fa presto a cuocere, è principalmente lui che deve cuocere. Lo tengo stretto, sennò sembra terremoto. Ecco. Ecco qua, lo vedi quando è bello vispo così, è già tutto cotto, lo puoi spegnere. Adesso tu, volendo, potresti fare lo stampo da budino col buco se vuoi, lo puoi mettere dove ti pare perché il tuo pensa a come lo vuoi presentare. Siccome io già lo so che i miei bimbi poi lo mangeranno, faccio le coppe.
È andata giù l'uvetta, l'ho vista io. La faccio più piena perché se no, metti che capiti a Ulisse. Tutti quanti, questo poi te lo devo dire che anche mio fratello Alessandro e anche Fausto, guarda quante uvette, c'era sempre l'ultima che arrivava carica di uvette. Poi facevamo anche la gara chi ne trovava di più, pensa che sciocchi, però ci contentavamo con poco, eh. Là. Adesso bisogna lasciarla raffreddare perché una volta che si è rassodata la puoi mangiare, non si mangia calda bollente, non è mica una cioccolata. Io cosa faccio? Siccome se la lasci aperta fa la pellicola, se la chiudo fa quell'umidizzo che non mi piace, fa un'acquetta. Allora io ho sempre il mio vaso di briciole e faccio così. Adesso per esempio queste sono briciole di meringhe. Io sopra metto questo perché dopo mi fa un po' di croccantino quando si va a mangiare. E evita di fare quell'umidizzo che dicevo prima, quell'umidità brutta e anche la crosta. Certo, se fai lo stampo te ne stropicci perché tanto dopo lo devi voltare, non ti interessa. Io adesso ho delle meringhe, metto quelle, ma se no vedo anche delle briciole di biscotto, vanno bene lo stesso. L'importante è così, para dall'aria e fa un po' di croccantino quando lo vai a mangiare, perché non è finita qua. Adesso li facciamo raffreddare, ma dopo ci diamo il colpo di grazia, sai. Bene, udite, udite, io dico, è già tiepido, quindi è più freddo che no. Facciamo la decora, già così è uno spettacolo, però tanto per fare, prenderò questo, va. Là. Vuoi assaggiare, Steffi? Avevo giusto un cucchiaio. Va bene? Vado, Vado. eh! Per tutti voi. Ah, ne daremo uno anche alla primula, giusto perché. Esagerato!